Era l'agosto del 2022 quando la facciata della chiesa di Sant'Andrea ad Oliveto crollò, una ferita importante per tutta la comunità. Dopo circa un anno e mezzo la chiesa è stata interamente restaurata e restituita al culto. Sono molto contento perché è un bel risultato, è frutto anche dell'intervento dei fondi dell'8 per 1000, della CEI e del contributo condiviso e quindi è un bel risultato perché è un'opera, un intervento che era necessario di conservazione di questa bella chiesa e quindi è molto bello che proprio oggi in questa circostanza si possa inaugurare la riapertura nel bel clima natalizio. Il taglio del nastro in occasione della seconda uscita del presepe vivente che ha avuto un grande successo. È sempre molto suggestivo per il borgo stesso, per le varie rappresentazioni del presepio vivente, per il coinvolgimento di tante persone e anche di tanti giovani. E quindi è bello fare tutto questo percorso, incontrare, respirare l'aria del Natale, ma vedere anche la gioia di chi lo realizza nell'incontrare la gente.